Buona serata. Oggi parliamo di bonus per lavoratori domestici. Sempre a seguito dell'emergenza sanitaria, i recenti provvedimenti del governo hanno introdotto una particolare indennità, una nuova indennità, un nuovo bonus riservato ai lavoratori domestici, cioè coloro che hanno in corso un rapporto o più rapporti di lavoro come colf. Chi ne ha diritto e quali sono le condizioni? Possono fare domanda coloro che hanno in corso uno o più rapporti di lavoro domestico, purché garantiscano almeno 10 ore settimanali di prestazione. Attenzione, quindi non è necessario un solo rapporto di lavoro, possono essere anche più rapporti di lavoro, ma occorre che questi rapporti di lavoro siano ufficializzati presso l'INPS e quindi il rapporto di lavoro sia, per dire un'espressione, regolare. Di cosa si tratta? Di un'indennità di 500 euro riconosciuta per il mese di aprile e di un'ulteriore indennità, sempre di 500 euro, per il mese di maggio 2020. Attenzione, non possono chiedere e non possono percepire questo particolare bonus coloro che hanno già fatto domande e percepiscono altri tipi di bonus, sempre previsti in relazione alle disposizioni sull'emergenza sanitaria. Sto parlando ad esempio dei bonus per lavoratori agricoli, i bonus per lavoratori del settore turismo, il bonus per i lavoratori dello spettacolo, i bonus per lavoratori autonomi. Per quanto riguarda i lavoratori invece pensionati, possono percepire coloro che hanno una pensione di invalidità, ma non coloro che hanno una tipologia diversa di trattamento pensionistico. Vi è poi una norma particolare e oggettivamente molto interessante, che non era presente nel precedente decreto Cura Italia, per quanto riguarda i lavoratori che abbiano o che percepiscono il reddito di cittadinanza. Allora, coloro che hanno un reddito di cittadinanza inferiore ai 500 euro mensili otterranno un'integrazione fino ai 500 euro mensili per le mensilità di aprile e di maggio. Coloro che hanno invece un reddito di cittadinanza di livello superiore non hanno diritto ad alcun altro livello di un altro bonus. Si tratta comunque di una norma importante che va a sanare un problema che era effettivamente già sorto in passato, secondo in vigenza del Cura Italia, e che aveva suscitato particolare preoccupazione e critiche. Come verranno fatte le domande? Come bisogna fare le domande? Secondo, direi, i canali consueti o tramite in via telematica con accesso al sito istituzionale dell'INPS, oppure telefonando al call center sempre dell'INPS, oppure attraverso il metodo più consueto, che è quello rivolgendosi ad un patronato. Attenzione, vi è poi una norma finale che io ritengo particolarmente criticabile. Posso capire che risponda a delle esigenze di bilancio, ma assolutamente possibile fonte di discriminazioni e di differenziazioni di trattamento assolutamente non giustificate. E cioè i provvedimenti governativi mettono a bilancio 460 milioni in totale per questo tipo di bonus, il che vuol dire, e lo dice la stessa norma, che se l'INPS verifichi che il numero di domande, anche in via prospettica, sia tale da determinare un esborso superiore a 460 milioni di euro, a quel punto blocca il pagamento e, per dirla in una battutaccia, chi prima arriva meglio alloggia. Questo è un
norma assolutamente criticabile. Io auspico che il governo da un lato, ma anche l'INPS dall'altra, vogliano intervenire al fine di riconoscere a tutti coloro che hanno diritto e che ne facciano domanda la possibilità di percepire questo particolare bonus. Grazie, continuate a sentirci, buonasera.